Ciao a tutti, sono Natalia Cattellani e oggi con questo caldo non ho voglia di cucinare. Però se sono qui vuol dire che vi devo raccontare qualcosa. Eccomi qui allora con voi per condividere una ricetta di un piatto unico, un'insalata fresca, gustosa e ricca di sapori. Ho mangiato qualcosa di molto simile in un bistrò a Parigi e mi è piaciuta così tanto che, tornata a casa, ho voluto subito proporla ai miei familiari e anche a voi che siete la mia community. In una ciotola ho messo dei cereali che io ho cotto del farro spezzato, perché così in 10 minuti è pronto, leggermente condito con olio, foglie di menta, delle olive verdi tagliate a rondelle e delle mandorle tostate, tritate grossolanamente. Poi ho messo della bella verdura fresca, insalata, pomodori, carote grattugiate e poi la parte golosa e croccante dei bei cubotti di feta ripassati in pastella nel panko e poi fritti. Se non volete friggerli, li potete cuocere anche così impanati nella vostra friggitrice d'aria, oppure per un piatto più light potete mettere gli stessi cubotti così al naturale nella vostra ciotola. Vediamo insieme come realizzarla. Eccolo qui il farro spezzato. Lavatelo sotto l'acqua corrente. Dopodiché lo scolate bene e lo trasferite in una pentola con acqua fredda. Salate e mettete a cuocere. Quando raggiungerà l'ebollizione formerà questa schiumetta e voi dovete toglierla o con un cucchiaio o con un colino, così come faccio io. Dopo 10 minuti assaggiate se il vostro farro è cotto, lo scolate e lo potete trasferire in una ciotola. Sgranatelo un po' con la forchetta, aggiungete già un pochino di olio e poi adesso lo andiamo a aromatizzare. Prendete delle foglioline di menta, io le avevo già tritate precedentemente, e unitele al vostro farro. Mescolate. Ed ora è la volta delle olive verdi. Esistono anche già quelle tagliate a listarelle, a rondelle, ma non vi conviene prenderle perché non hanno proprio per niente sapore. Quindi fatelo voi, in poco tempo avrete ottenuto questo trito e via. Anche le olive vanno a finire nel farro. Da ultimo prendete delle mandorle che avrete tostato, circa 3-4 cucchiai, anche queste tritatele a coltello e unitele a tutto il resto. La preparazione di questo farro è ottima anche così, da mangiare da sola, quindi come primo piatto, magari aggiungete un po' di succo di limone, insomma è già un piatto di per sé. Ma noi continuiamo. Prendete il vostro panetto di feta, asciugatelo bene dal liquido di conservazione e poi io qua ho ricavato circa 12 cubotti. Fatelo con attenzione perché la feta si potrebbe rompere, quindi quando andate a fare questi tagli dovete essere un po' delicate. Ecco. Li mettete in un piatto e questi ce li teniamo per dopo. Prepariamo la pastella. Io ho utilizzato 3 cucchiai di farina per 120 ml di acqua. Dovrete ottenere una pastella dalla consistenza né troppo liquida ma neanche troppo densa. Io non ho salato perché la feta è già molto sapida. Adesso infarinate i vostri cubotti
così la pastella aderirà meglio. E ora iniziate con l'impanatura, prima nella colla e poi nel panco. Vi conviene fare uno alla volta, tanto vi sbrigate facilmente, ma così il lavoro è più pulito. Fate aderire bene. Ecco qua pronti. Versate l'olio in un pentolino e fatelo scaldare. Nel frattempo preparate il condimento, quindi spremete mezzo limone, aggiungete un cucchiaio di senape, dell'olio, un po' di sale e 3 o 4 cucchiai di yogurt bianco, intero, magro, come volete. Mescolate bene e mettete da parte. Quando l'olio avrà raggiunto i 160 gradi, è il momento di friggere i nostri cubotti di feta. Friggetene un po' alla volta, così non abbassate la temperatura dell'olio. Basteranno 2 o 3 minuti per farli colorire bene. Eccoci qua. Adesso abbiamo tutto pronto per fare la nostra ciotola. Versiamo da una parte i nostri cereali, il farro insaporito, le verdure che ho scelto, quindi insalata iceberg, rucola, carote, misticanza, eccola qui, poi un po' di cetrioli che a noi piacciono e dei pomodori. E i nostri cubotti di feta. E infine tutto irrorato dalla salsina che abbiamo preparato. Qui potete anche condire solo con olio, sale, aceto, però così ha una marcia in più. Pronta! A dire la verità, a Parigi non avevo mangiato il formaggio feta, ma dei bei cilindri di probabilmente era caprino, una cosa molto piacevole. Però insomma io ho scelto la feta perché secondo me ci stava molto bene ugualmente. Come potrete sostituire anche il panko con del semplice pan grattato, oppure potete mescolare il pan grattato con del sesamo o con dei fiocchi di cereali tritati per una crosta molto più croccante. Per quanto riguarda le verdure fresche, anche quelle sceglietele di vostro gusto. E più colorate sono e più c'è varietà, più il piatto sarà sfizioso. Se vi è piaciuta la ricetta, mettetemi un like qui sotto il video, condividetelo e iscrivetevi al mio canale perché per me è davvero molto importante. Ciao!